Se tu ti trovi davanti, figuriamoci, davanti un ateo e ti dice che non crede in Dio, tu puoi leggerle tutta una biblioteca dove si dice che Dio esiste e anche si prova che Dio esiste e lui non avrà fede. Ma se davanti a questo atto tu dai testimonianza di coerenza di vita cristiana, qualcosa comincerà a lavorare nel suo cuore. Sarà proprio la testimonianza tua quella che a lui gli porterà questa inquietudine sulla quale lavora lo Spirito Santo. È una grazia che tutti noi, tutta la Chiesa deve chiedere, Signore, che siamo coerenti. Ma Signore, io sono debole, tante volte sono incoerente, ma chiede perdono. Tutti siamo peccatori, tutti. Ma tutti abbiamo la capacità di chiedere perdono. E lui mai si stanca di perdonare. Avere la umiltà di chiedere perdono. Signore, non sono stato coerente qui. Perdono. Andare avanti una vita con coerenza cristiana. La testimonianza di quello che crede in Gesù Cristo, chissà che è peccatore, ma che ha il coraggio di chiedere perdono quando sbaglia e che ha tanta paura di scandalizzare. Il Signore ci dia questa grazia a tutti noi.